Il via vai di forze dell'ordine e di volontari è continuo a San Pietro Lametino. Non si è interrotto nemmeno stanotte, anche con il buio più pesto sono continuate senza sosta le ricerche del piccolo Niccolò. A 5 giorni dalla tragedia che ha visto morire sua madre Stefania e il fratellino Christian, la Calabria tutta continua a sperare che quel corpicino venga ritrovato e riconsegnato alle braccia del padre Angelo Friglia, che non vuole essere ripreso, ma che anche oggi non ha abbandonato nemmeno per un attimo i luoghi delle ricerche, ricordando a tutti che quando Niccolò verrà trovato nessuno dovrà toccarlo prima di lui. Intanto oggi a cercare di dare una svolta a quelle ricerche forsennate che riguardano un'area vastissima stimata in 2 km² sono arrivati gli uomini del CNR per effettuare indagini geofisiche con prospezione georadar ed elettromagnetica. Sono come una sorta di raggi X, di TAC del territorio, perché ecco, abbiamo anche degli strati di fango, no? Che si sono sovrapposti a seguito dell'alluvione e quindi bambino potrebbe anche trovarsi al di sotto, non sottovalutiamo nessuna ipotesi. Fanno delle ricerche in profondità fino a 3-4 metri con questo sistema, e iniziando dalla parte alta da dove c'è stato il primo impatto, supponiamo con l'acqua, e poi vanno a scendere verso giù. E il flusso dei volontari, armati di badili o a mani nude, continua il religioso silenzio. Oh, ci siamo, la protezione civile sta lavorando, siamo tutti qua. È successo che qualcuno si è sentito male? Sì, senz'altro, perché l'emotività assale, siamo tutti dei genitori, abbiamo tutti figli e sappiamo cosa significa perdere una vita umana. Per cui noi siamo qua di supporto con la speranza appunto che questo piccolo si ritrovi e possa avere una degna sepoltura. Tiziana Bagnato per la CNews 24.